Una manifestazione per sensibilizzare i giovanissimi sulla grande valenza di un gesto come la donazione degli organi, dei tessuti e del midollo osseo, quella che si è tenuta questa mattina presso l'auditorium dell'ITC Chironi di Nuoro, organizzata dall'associazione trapiantati ITF Nuoro Ogliastra. L'incontro, dal titolo Il trapianto è vita, diventa donatore, si è svolto in collaborazione dei docenti e degli studenti dell'istituto e ha visto gli interventi di Luigi Bellu, presidente dell'ITF Nuoro Ogliastra, e della dottoressa Pierina Ticca, coordinatrice locale dell'ospedale San Francesco di Nuoro per le donazioni e i trapianti. Purtroppo ci sono ancora delle liste di attesa lunghissime di pazienti che sono in attesa di un organo per poter continuare a vivere. Allora noi abbiamo preso questo impegno come trapiantati, perché noi siamo vivi grazie a un dono. Abbiamo preso questo impegno di fare informazione nelle scuole, nei comuni, attraverso le associazioni sportive, culturali, eccetera. Perché noi vogliamo far sì che la cultura degli organi venga sempre più fatta crescere e fatta conoscere. L'evento di oggi si iscrive tra le numerose attività che l'ITF Nuoro Ogliastra porta instancabilmente avanti per informare correttamente la popolazione sui trapianti e sulla donazione. Un gesto di grande nobiltà che permette ogni anno a migliaia di persone di avere una seconda opportunità. Un'attività di sensibilizzazione che in Sardegna e ancor più nella provincia di Nuoro sta dando ottimi risultati. La provincia di Nuoro è risultata fra i primi quattro posti, fra i più generosi in assoluto in Italia. Non solo, abbiamo la cittadina di Dorgali, che è la prima in assoluto in Italia, e la provincia di Nuoro è fra le prime lo stesso in assoluto, confermando con questo che le popolazioni nuoresi sono fra le più generose in assoluto.